Ciao ragazze e bentornate sul canale. Sì, non c'entra neanche il fiocco nell'inquadratura, da quanto è enorme, va bene. Allora, in questo video volevo presentarvi, o meglio, provare insieme, perché comunque ve l'ho già presentata nel video haul, quindi avete già visto tutto, la nuova linea di Essence, la My Beauty Lip Ritual, che praticamente è la linea skincare, diciamo, dedicata alle labbra che ha, diciamo, fatto uscire Essence, io penso, nell'ultimo periodo, perché non l'avevo mai vista prima, quindi io credo sia una linea nuova. Fatemi sapere, ragazze, con un commentino, se invece voi l'avevate già vista da mesi o è arrivata magari a Pisa soltanto negli ultimi tempi. Quindi soltanto io la considero ultima uscita. Ed è appunto una linea dedicata alle labbra in step, nel senso abbiamo il primo prodotto, step 1, che è praticamente uno scrub labbra, quindi che andremo a provare insieme. Poi step 2, io ne ho presi due, sono due maschere labbra con burro di karité, queste qui, ok. Step 3, il primer, sempre con burro di karité, con SPF 15, questo qui. E poi io ho preso anche il balsamo labbra, non mi vengono le parole, il balsamo labbra che è questo qui. Io l'ho preso all'estate di fiori di ciliegio. E ha infatti questa colorazione qui rosata. Adesso andremo a provare tutti questi prodotti insieme in modo da vedere un attimino e farci un'idea, ecco, di come lavorano. Vi dico già una cosa, ragazzi, sono prodotti che ho pagato pochissimo, come tutti i prodotti di Essence. Tutti i prezzi li trovate nel video haul che avete già visto, perché lì li ho messi tutti mentre andava il video. E comunque calcolate, ragazzi, che tipo le maschere, queste qui, le ho pagate, se non erro, 1,30 euro, giù di lì. Tutti questi altri prodotti si aggirano sui 3 euro, ecco, non di più, 3 euro e qualcosa, quindi non più di questa cifra. E quindi niente, volevo provarle insieme a voi. Quindi partiamo dallo scrub, quindi vedo di avvicinarmi magari. Ok, sì, lo so, ragazzi, non sono un bel vedere, comunque almeno li proviamo insieme. Allora, lo scrub si presenta così, ha dei microgranulini all'interno che si sentono. Sì, vedete, ce ne sono diversi. E andiamo ad esfoliare. Vedete, si notano proprio i microgranulini. Diciamo che non sono male, nel senso, a volte ho sentito scrub più aggressivi. Il profumo è buonissimo, ragazzi, veramente buono. Ok. Io sfoglio per bene, ragazze, perché portando sempre i rossetti opachi. Le mie labbra ne hanno bisogno. Ok, salviettina e rimuovo. E rimuovo tutto. Evito sempre di sciacquare, se posso. Voilà. Molto, molto morbide. Adesso passiamo alla maschera, che qui dice, questa maschera qui labbra, che è lo step 2, che dice di tenere da 1 a 3 minuti. Andiamo ad aprire insieme. Ne prendo un pochino perché penso che sia un prodotto che posso utilizzare, vedete, ne prendo un pochino così, posso utilizzare per qualche altra volta. Profumo delicato. Magari sul naso no.
andiamo ad applicare per bene, anche un po' sul contorno, visto che abbiamo sfogliato anche i bordi per bene. Adesso la lasciamo in posa e ci vediamo dopo. Eccomi ragazze, quindi ho fatto praticamente assorbire per bene la maschera e poi ho tamponato l'eccesso, nel senso ho cercato comunque di eliminare poco, ma più che altro il resto l'ho fatto assorbire. Mi piace molto, cioè mi ha piacevolmente stupita perché le labbra le lascia veramente morbidissime. Cioè, vuoi lo scrub sicuramente, perché quella è la sua funzione, però anche la maschera proprio va a idratare tanto. Mi è piaciuta molto. Adesso ragazzi, siccome mi devo truccare, nel frattempo che mi trucco metto il balm, questo qui, che purtroppo con la luce si illumina di mezzo. Mettiamo appunto il balm, che ha un odore buonissimo, di estratto di fiori di ciliegio, buonissimo. Adesso mi trucco, tanto faccio un trucco piuttosto naturale, e poi prima di mettere il rossetto mettiamo insieme il primer. Ecco ragazze, quindi trucco sistemato, capelli alla bene meglio, diciamo così, li ho tirati su con una pinza perché ho tolto la fascettina, però non trovano requie. Adesso ragazze andiamo a eliminare con una velina, andiamo a eliminare il balsamo labbra che abbiamo messo, quindi lo andiamo a tamponare e poi metto il primer, così lo proviamo, questo qui appunto, e lo andiamo quindi a stendere sulle labbra. Così, ha questo colore, diciamo che nonostante sia bianco, però poi sulle labbra fa questa leggera patina che sembra sì, mettere in risalto un po' il proprio colore delle labbra, quindi a me si trasforma un po' sul rosa. E adesso andiamo a vedere ragazze, poi stasera vi dirò come è andata, diciamo, se effettivamente il rossetto mi è durato di più oppure se è rimasto quello che era. Adesso prendo la matita, questa qui, la di Wycon, la Intensil Lip Pencil nella tonalità 32 Raspberry, e andiamo però, vediamo di alzare così, vedete un po' meglio, vi abbasso un attimo così, e andiamo a mettere il rossetto, cioè la matita. Andare, io ho sempre il problema delle labbra asimmetriche. Così dovrebbe andare. E poi volevo mettere questo qui di Nabla nella tonalità Berry Bite, infatti. So che la matita è più chiara, ma appositamente l'ho voluta proprio, cioè nel senso l'ho voluta proprio, siccome è lo stesso tono, ma più, ovviamente come vedete più chiaro, perché mi interessava giusto come guida. Così lo andiamo a posizionare. Eccomi ragazze, pronta!
Pronta, rossetto messo, ve lo faccio vedere. Adesso lo porterò per un po' di tempo, per un po' di ore, perché devo uscire con Simo, eccetera. E diciamo stasera vi dirò come si è comportato. Ho messo questo qui di Nabla appositamente perché è un rossetto che da sé non è che duri tantissimo, cioè tende un pochino a consumarsi, insomma. Non è di quei rossetti, molto probabilmente penso sia un po' la colorazione, che non mi dura tantissimo. Per esempio, l'altro, Romanticized, mi dura tantissimo. Io credo proprio sia la tonalità Berry, perché l'ho riscontrato anche in altri rossetti, che molto probabilmente anche proprio come formula per il colore, eccetera, crea un po' questa problematica. Per il resto, ragazze, allora, cosa vi posso dire di questa linea qui? Allora, lo scrub mi è piaciuto molto. Questo lo posso già dire. Lo scrub mi è piaciuto molto perché esfolia, ha dei granellini, ha tanti granellini all'interno, come potete vedere, però non ha effetto carta vetra, che per me è importante, perché a volte ho utilizzato scrub molto aggressivi e io ho le labbra sensibili, quindi no. Questo qui invece mi è piaciuto molto. Poi, altro prodotto, la maschera, questa qui, carinissima. Effettivamente la combo scrub e maschera fa, almeno sulle mie labbra. Io, ragazzi, come al solito lo dico sempre, cioè tutto è rapportato alla propria esperienza. Su di me funziona alla grande, lascia questo effetto proprio di labbra morbidissime. E poi il fatto che non abbia bisogno di risciacquo, ma fate assorbire, eliminate l'eccesso, fa sì che tutto il principio attivo, tutto il prodotto agisca senza sprechi. E poi, oltretutto, in una bustina che se non erro costa tipo 1,30 euro, credo, tanto lo vedete nel video il precedente. Cioè, una bustina così vi dura diverse applicazioni perché ne basta poco. Ovviamente sulle labbra non è che mettete uno strato alto così, ecco. Poi, il balsamo labbra non mi dispiace per niente. Mi piace molto la profumazione. Mi ceppo con le mie stesse labbra. Mi piace molto la profumazione. Allora, non ha l'effetto del mio preferito Vivi Verde Coop. Sapete che è il mio balsamo labbra preferito, perché lui rimane un po' scivolosino, però ne ho sentiti di peggio. Quindi, per una che magari non vuole, parte anche quello della Coop, veramente costa pochissimo. Però anche questo ha questa profumazione molto buona, che per tenerlo in borsetta è molto femminile, molto carino, non mi dispiace per niente. E poi idrata, cioè lo sentite che idrata, non è di quelli, cioè, super scivolosi, ne ho sentiti di peggio, ecco. Il discorso primer, ragazzi, aspettiamo delle ore e vediamo come si comporta. Tanto comunque uscirò, magari un caffè lo bevo, quindi vediamo un attimino come si comporta. Sicuramente, ragazze, ora io non credo che sia la soluzione a tutti i nostri problemi. Magari i rossetti che non durano il tutto, però se anche magari io mi rendo conto che mi dura un po' di più il rossetto rispetto al mio target solito con questo colore, vuol dire che lui ha lavorato alla grande, quindi nel caso ci rivediamo dopo. Detto questo, ragazzi, quindi io vi saluto, quindi mi raccomando, ragazzi, continuate a vedere il video perché ci saranno poi le conclusioni e cosa ne penso. Io vi invito a iscrivervi ai miei social, ragazze, mi raccomando, tanto trovate tutti i riferimenti giù nell'info box. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo dopo. Allora, ragazze, aggiornamento: sono passate più o meno 4-5 ore da quando ci siamo viste, quando abbiamo messo il rossetto insieme. E devo dire che mi sono resa conto, io non so se è merito del primer di Essence o meno, però fatto sta che tutte le volte che io mettevo questo rossetto tendeva a sgretolarsi in questa parte qua. Ho sempre pensato, perché magari ho la mucosa labiale parecchio particolare, eccetera, per cui si sgretolava. In realtà io ho mangiato, perché ho, insomma, fatto merenda, ho mangiato la frutta, ho bevuto un caffè, eccetera, e devo dire, vi avvicino, che si è semplicemente consumato e non sgretolato come di solito fa. Io non so se è per appunto il primer di Essence, però devo dire la verità, ragazzi, è la prima volta che mi dà questo effetto qui e non come invece fa sempre. Quindi non lo so, devo dire che comunque se fosse davvero il primer, tanto avrò modo di utilizzarlo, ne sono veramente colpita, perché a quel punto lo userei per tutti i rossetti che
tendono a durarmi non tantissimo, comunque non mi danno quella performance che magari io mi aspetto e che vorrei. Niente ragazze, io insomma spero che questo aggiornamento possa essere di utile. Fatemi sapere ragazze se qualcuno di voi, magari con un commentino, se qualcuno di voi ha utilizzato questi prodotti e come si è trovato soprattutto. Io vi mando un grosso bacio come sempre, ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao ragazze!